A Bergamo, nella chiesa di San Bernardino, un riscaldamento ad aria che porta la temperatura troppo rapidamente a 17 gradi e orientato proprio verso l'altare, dove è uno dei quadri sublimi di Lorenzo Lotto, ha provocato seri danni e reso necessario il restauro. A pulitura già avviata, il ritrovamento di una foto di fine 800 ha rivelato alla restauratrice e alla dottoressa Olivari della soprintendenza milanese che alcuni elementi sostanziali del dipinto erano a quell'epoca di colore diverso. Assistiamo alla prova di pulitura che Francesca Castellet esegue nella veste dell'angelo che scrive, una delle figure memorabili della pala. Il colore ocra dell'abito di quell'angelo che fece innamorare Berenson 100 anni fa e Anna Banti mezzo secolo dopo non era originale, ma una copertura soprammessa nel corso di un antico restauro. Scopriamo così, grazie all'avvertimento di quella foto, che la veste dell'angelo il Lotto l'aveva dipinta bianca, come sta apparendo ora, liberata facilmente dal solvente. Bianca sul bianco gradino di marmo sul quale si sfogliano le rose. Ecco altri campioni della pulitura ora in corso che, togliendo le vernici giallastre, riscopre gli splendidi colori originali nel paesaggio al tramonto e nel famoso incendio del casolare. Ma restano da coprire i danni antichi che il vecchio restauro occultava e quelli nuovi provocati dall'improvvido riscaldamento ad aria.